Liberi.tv, Riccardo Cristiano, in compagnia di Don Giuseppe Biamonte, proprio qui a Simeri, per la presentazione del libro La Fontana del Villaggio, scritto proprio dall'autore, da lui. Gli chiediamo innanzitutto di cosa tratta questo libro e perché acquistarlo, soprattutto perché a quanto ho capito è un libro che racconta un po' di storie ed è una storia nella storia. Grazie a tutti per questo gentile invito nell'esporre quest'opera letteraria sulla vostra rete televisiva. Il libro La Fontana del Villaggio nasce come desiderio forte di far conoscere non solo ai miei parrocchiani ma anche a coloro che abitano nel comprensorio di Soveria Simeri il transito di Dio attraverso la storia di uomini, di donne che a vario titolo, in varie circostanze hanno in un certo senso collaborato, contribuito alla nascita, alla crescita, allo sviluppo e alla rinascita di queste nostre comunità che in un certo senso sono accomunate da questa storia umana e divina nello stesso tempo, perché inseriti in un determinato luogo, in un momento storico della loro vita in cui essi a vario titolo hanno dato questo contributo in maniera forte per vivere quella comunità, quella civiltà dell'amore che ogni giorno si costruisce attraverso quell'umanità che è arricchita di quei doni che il Signore ci ha dato. Don Giuseppe, un'ultima domanda. Il titolo richiama anche qualcosa di simbolico, la fontana. La fontana è l'acqua, quindi un elemento che ha a che fare con la vita. La fontana del villaggio è un po', almeno dal punto di vista semantico, qualcosa che ha a che fare con una vita che si rinnova continuamente. Quindi è un messaggio probabilmente anche evangelico. Dici proprio bene, bios, la vita, è la vita che si esprime attraverso quell'acqua che a noi cristiani rimanda all'acqua del battesimo, a quell'acqua che in un certo senso noi fin da fanciulli nel grembo di nostra madre galleggiavamo, e allora quell'acqua ritorna anche attraverso questo libro, perché vuole in un certo senso riportarci, uso questa parola, galleggiando, no? In quella nuova umanità che ci contraddistingue come uomini di buona volontà se ci applichiamo ogni giorno ad attingere dall'acqua comune delle nostre intelligenze per, e soprattutto attingendo dalla parola di Dio l'acqua viva per far sì che si realizzi quel regno dei cieli già sulla terra.